Ok, gente, prima di addentrarci nella vera e propria recensione di questo libro, cioè nell'analisi del libro che andremo a sviscerare oggi, volevo insomma rendervi dotti di come sono entrato in possesso di questa lettura. Ecco, io sono una persona che ha dei problemi, probabilmente, perché era un periodo in cui volevo leggere qualcosa di tremendamente sbagliato. Ma non sbagliato nel senso canonico di bruttezza, io volevo leggere qualcosa che sapevo mi avrebbe deluso appieno. Così un giorno io e la mia ragazza siamo andati a fare la spesa e nel supermercato che c'è vicino a casa nostra c'è la sezione libri. In tutti i supermercati di cacca c'è questa sezione e di conseguenza siamo andati a trovarla. Ora c'è da dire che io ci sono partito proprio con l'idea di trovare qualcosa di schifoso, di veramente di aberrante, perché volevo essere deluso, volevo leggere qualcosa che poteva effettivamente darmi un metro di giudizio della merda. E la mia ragazza così, giustamente ha cercato di trattenermi da questo mio bisogno assolutamente inutile. Ma io sono una persona che probabilmente dovrebbe ascoltare di più i consigli degli altri, ma non lo fa mai. Perciò vado alla sezione libri di cacca del supermercato e trovo questa super offerta della New Compton Editori. E la New Compton Editori praticamente faceva questa super offertona. Tre libri della stessa casa editrice, appunto, la New Compton, a 9,90 euro. Affarone, porca miseria. Cioè, potevo avere praticamente quello che cercavo, ossia un libro di cacca, e allo stesso tempo pagare per altri due libri, probabilmente non così brutti. Ma comunque li ho cercati più o meno della stessa qualità, anche se di generi completamente diversi. Adesso andiamo a vedere. Ma quello l'unico su cui mi sono focalizzato, l'unico che mi interessava davvero comprare, è il libro di cui parliamo stasera, ossia, oddio, L'amore arriva sempre al momento sbagliato, di Brittany C. Cherry. Ora, mi sento legittimato a parlare male di questo libro e a non sentirmi una persona che spara sulla Croce Rossa per il semplice fatto che questo libro, nonostante l'evidente bruttezza, è stato osannato praticamente da chiunque e io non so il perché. Ora, prima di lanciare la sigla, voglio specificare quindi una cosa molto semplice. Non è mio compito infamare l'autrice di questo libro. Non è mio compito insultare chi ha apprezzato quest'opera e sicuramente non mi metterò a fare dei discorsi del tipo bruciate questa merda e fatene scempio, per il semplice fatto che probabilmente non sono io il target di questo libro e quindi a mio giudizio quest'opera è arrivata probabilmente nella maniera più sbagliata possibile. Quindi lanciamo questa sigla benedetta e poi iniziamo a parlarne. Come avrete capito, siamo tornati in oro e come vi avevo promesso, finalmente inizia la rubrica Zapping. E in questa rubrica, insomma, andremo a sviscerare svariate cose che catturano la mia attenzione nell'ambito prettamente di intrattenimento. Quindi parliamo sia di libri che di cinema, che di serie TV, che di fumetti, insomma, tutto ciò che in qualche modo, secondo me, dovreste recuperare per la vostra cultura generale. E nello specifico volevo iniziare, come dissi nel carosello, con qualcosa di veramente scoppiettante, e questo libro, a modo suo, lo è.
Lo è perché proprio adesso ce l'ho proprio sotto gli occhi, adesso sentirete i click del mouse perché sto guardando praticamente su due siti su cui si possono trovare recensioni di questo libro. Uno è IBS, che è praticamente una manna dal cielo per chi vuole conoscere le opinioni dei lettori riguardo alle uscite, e un altro invece è un sito che non conoscevo che si chiama Rakuten Kobo. Un nome fantastico che però racchiudono sostanzialmente gli stessi feedback per questo libro, ossia molto molto positivi, perché questo libro ha collezionato sul secondo sito, ossia Ratuken Kobo, più di 331 giudizi al massimo della positività, ossia 5 stelle su 5. Poi subito dopo 4 stelle con solo 163 voti. E a scalare, arrivando insomma alle posizioni più basse, ma decisamente meno delle recensioni positive. E tutte quante sono super entusiaste, parlano tutte le lettrici e i lettori che hanno appunto letto questo libro, sembrano aver apprezzato particolarmente quest'opera, trovandola vicina ai loro gusti e sicuramente di grande impatto emotivo. Stessa cosa su IBS, possiamo vedere le uniche due recensioni che ci sono su IBS, stranamente, però tutte e due insomma non scendono sotto le 3 stelle, insomma, e anche la recensione meno lusinghiera dice comunque che è un libro consigliato ad adolescenti, carino ma non travolgente. Ecco, io probabilmente non ho capito un cazzo, ecco, nel senso, mi rendo conto che la maggior parte delle persone che leggono questi libri sono donne. Ora, mettiamo le mani avanti perché io vivo con una persona che ama particolarmente i classici, ama leggere letture molto molto impegnate e schifa proprio a prescindere letture del genere. Quindi, quando io dico che sono le donne a leggere questi libri, non intendo naturalmente tutte le donne, sia mai che io voglia accomunare tutte le lettrici in un unico calderone che si avvicina a questi libri che secondo me sono ignobili. Ma lo dico anche perché io lo ammetto, di per sé non sono un grandissimo lettore. Sto cercando di colmare questa mia lacuna facendo tesoro, insomma, di tanti libri che mi possono interessare e cercando di racchiudere tutta l'esperienza possibile leggendo il più possibile, appunto. Mi sto, diciamo, dedicando adesso alla saga della Torre Nera di Stephen King, che sto trovando veramente sublime, geniale, e non vedo l'ora di vedere come finisce. Ma nel frattempo mi piaceva, insomma, anche esplorare diversi generi letterari per capire, insomma, dove la letteratura mondiale sta andando a parare. E come annunciai nel carosello, appunto, io non voglio semplicemente portarvi una rubrica di recensioni. Per quello potreste semplicemente aprire YouTube e scrivere praticamente Young Adult e potreste trovare fior fior di recensori che possono appunto raccontarvi i romanzi. Quello che voglio fare io sarà un breve riassunto di questo libro, spiegarvi perché non mi è piaciuto e cercare di ragionare appunto sulla questione appunto del problema che questi libri insomma generano, secondo me. Partiamo dalla trama, insomma, io quando la lessi mi resi conto subito che si trattava di esattamente ciò che stavo cercando, sia un libro del cazzo. Ma andiamo a leggere la trama in seconda copertina. Ashlyn Jennings è una studentessa modello. Ama follemente leggere, soprattutto i drammi di Shakespeare, dentro i quali, spesso, cerca risposte alle domande che la vita le pone. Certo, sì, è proprio così, cioè, va bene. E adesso di punti interrogativi ne ha molti, dato che ha appena perso sua sorella gemella. E come se non fosse abbastanza, sua madre è caduta in una grave depressione. Ashlyn deve andare a vivere con suo padre e la sua nuova famiglia nel Wisconsin. La devasta anche solo l'idea di trascorrere l'ultimo anno di scuola lontana dai compagni di classe, ma non può che fare le valigie. In viaggio verso la sua nuova casa, incontra per caso Daniel Daniels. Ora, questo personaggio, io per forza di cose l'ho chiamato Galileo Galilei fino alla fine del romanzo. Cioè, ogni tanto mi fermavo, raccontavo i passaggi di questo libro alla mia ragazza e mi rivolgevo a lui come Galileo Galilei, perché Daniel Daniels non si può sentire. Un uomo distrutto, cioè Daniel Daniels è un uomo distrutto. Lui ha subito due grandi perdite nella sua vita e sta cercando di rimettersi in sesto.
pensa a tutto meno che trovare l'amore. Ma l'incontro con Ashlyn è qualcosa che va oltre le semplici leggi della chimica. Entrambi cercano di dimenticare quello che hanno provato quel giorno, finché non si scontrano a scuola, dove essere allieva e professore non facilita affatto le cose. Ora, partiamo dal fatto che già questa seconda copertina è abbastanza truffaldina, perché Ashlyn, noi non la vediamo mai, praticamente mai, ragionare su ciò che Shakespeare cerca di trasmettere attraverso i suoi racconti, perché sostanzialmente noi sappiamo, proprio dalle descrizioni della scrittrice, non per il fatto che sono stronzo io, ma perché proprio la scrittrice ce la presenta come una ragazza che legge Shakespeare così, cioè proprio ha letto tipo l'Amleto 15 volte, cioè ci viene proprio detto specificatamente che lei ha letto l'Amleto 15 volte. Perché? Io non capisco, cioè anche che un libro ti possa piacere così tanto, ma perché leggere così tante volte lo stesso romanzo e poi neanche citarlo, perché alla fine l'Amleto lo citano completamente a cazzo di cane, e nemmeno ci viene spiegato perché lei lo abbia letto così tante volte. Mi piace, cioè ok, va bene, ma perché ce lo devi dire? Voglio dire, la questione è questa, cioè se tu vuoi effettivamente rappresentare una ragazza che è appassionata di un libro, che è fortemente innamorata di quel libro, di quell'opera, di quell'autore, devi in qualche modo spiegarci il perché, devi spiegarci il motivo che ha spinto questa ragazza appunto a intraprendere, diciamo, questa lettura forsennata dei drammi di Shakespeare, perché altrimenti se tu continui a citarlo completamente a cavolo, se tu continui a dirci incessantemente che Shakespeare appartiene alle letture preferite di questa donna, semplicemente lo stai esasperando sempre di più, fino a che proprio il nome dell'autore perde proprio di senso. Ora, non dico che dovevi fare appunto una sorta di grande spottone ai drammi di Shakespeare, perché sarebbe stato stupido, sarebbe stato idiota, ma quantomeno citalo di meno, citalo meno a cazzo, perché altrimenti diviene solo una sorta di contorno inutile che non ha senso, perché io non ho letto Shakespeare, quindi mi lascia completamente indifferente, mi lasciano completamente indifferente tutte le citazioni che hai messo qui, ma io immagino che una persona veramente innamorata di Shakespeare le possa trovare quantomeno irritanti, se come me, diciamo, ha trovato irritante la trama del libro, perché quando vedi citato il tuo scrittore preferito in un'opera che non lo elogia abbastanza, cioè quantomeno che non gli rende giustizia, io penso che il primo istinto che hai è quello di dare fuoco a ciò che stai leggendo o guardando. Partiamo dalle basi. Allora, questa ragazza si ritrova praticamente, anzi no, iniziamo proprio da cosa ci viene presentato all'inizio, ossia il prologo, visto dagli occhi di Daniel, praticamente, di questo ragazzo, ok, di 21 anni, 22 anni, insomma, che in pratica si ritrova appunto nel cuore della notte a cercare suo fratello. Lui è in giro con la sua macchina, sta cercando suo fratello, però già lo vediamo particolarmente incazzato, proprio per il fatto che dovrà appunto cercare, trovare suo fratello che è in giro di notte e non si sa fare che cosa. Poi a un certo punto finalmente viene fuori questo fratello, questo Jace, capito? Classico nome da romanzo Young Adult, perché questo è il genere, se non lo conoscete, di solito Jace, il nome Jace ricorre svariate volte nel corso di questi libri. Comunque, questi due si incontrano e noi vediamo appunto, conosciamo questo Jace che a quanto pare ha dei problemi, dei grossi problemi con spacciatori, tossicodipendenza, insomma ha una vita molto hardcore. E questo Daniel, praticamente, Galileo, perché mi rifiuto di chiamarlo Daniel, quindi da oggi in poi sarà Galileo. Quindi Galileo cerca di raccattare questo fratello e di riportarlo a casa, perché lui il giorno dopo avrebbe dovuto sostenere gli esami, non mi ricordo che cazzo doveva fare, però aveva, diciamo, una cosa importante, non voleva stare appresso al fratello che aveva evidentemente dei problemi. E già capiamo che uno dei protagonisti è una testa di cazzo che pensa solamente a se stesso e a risolversi la vita, perché non ha voglia di stare dietro a un fratello che ha evidenti problemi e di aiutarlo
a uscirne fuori. L'unica cosa è che non si faccia troppo male, perché altrimenti è costretto, diciamo, a stargli dietro. Questa è una cosa che ho pensato io, non che viene specificata nel libro, ma secondo me è così. Non puoi pensare bene di Galileo in questo libro, perché Galileo evidentemente è uno che pensa ai cazzi suoi, e poi capiremo presto il perché. Succede che loro tornano a casa dei loro genitori, che hanno una casa al lago, bellissima, e succede che praticamente uno degli spacciatori, che, a cui Jace deve tanti soldi evidentemente, arriva a casa dei loro genitori e dopo una scena abbastanza pietosa, devo dire, spara alla madre dei due e la uccide, e questo tizio scappa, lasciando appunto lo spettatore molto basito, perché porca miseria, cioè subito ci viene presentata una situazione di criminalità, droga, omicidio, cioè veramente, cioè, da un libro, insomma, con un titolo del genere, in cui nella copertina ci sono due baleni che si slinguazzano amabilmente, certe cose non te le aspetti. Ma questo è un flashback di 20 mesi prima dell'inizio effettivo della storia, perché già ci viene presentato il primo caso umano, ossia Galileo. Il secondo caso umano è Aisling, che è appunto questa studentessa amante di Shakespeare alla follia, che in pratica si ritrova a presenziare al funerale della sua sorella gemella. Una sorella gemella che a quanto pare era il contrario di questa protagonista a livello di carattere e di stile, perché la protagonista è una ragazza introversa, è una ragazza timida, scontrosa, che vuole sempre stare a leggere, che ci viene detto che ama leggere il dizionario, questa cosa più tardi ci ritorneremo, ama leggere il dizionario, per questo non va d'accordo con la madre, perché la madre va d'accordo con l'altra figlia, che evidentemente è un po' più normale, mentre col caso umano Aisling, diciamo, non ha un rapporto così saldo. Infatti quando muore la sorella Gabby, la madre si ritrova molto molto diciamo persa senza questa figlia, e quindi inizia il primo problema nel romanzo, ossia che questa Aisling e questa madre, che vive una grave depressione, non vanno così d'accordo, e anzi lei subito comincia a fare i classici discorsi che potrebbe fare una persona effettivamente triste, depressa, ossia sarebbe stato meglio che fossi morta io e non mia sorella, mia madre vuole più bene a lei che a me, insomma le classiche persone che i classici discorsi che potrebbe fare una persona comunque che sta vivendo un dolore emotivo molto molto forte, e qui fino a qui possiamo capirla. Quello che io non posso capire è il fatto che lei comunque si voglia ci venga descritta come una persona che non vuole presenziare al funerale della sorella, che a metà della cerimonia, che a metà del funerale praticamente esca dalla chiesa, si appoggi sulle scale, che preferisca parlare alle formiche piuttosto che, insomma, dare sostegno alla famiglia, comunque, visto che comunque un minimo di contatto con la madre lei vorrebbe averlo, però lei pensa più che altro a stare fuori, a parlare con le formiche e a farsi i cazzi suoi. Ad un certo punto esce fuori dalla chiesa anche il padre biologico di queste due ragazze, ossia Henry. Ora, Henry, anche questo è un personaggio fantastico, perché è il padre delle due ragazze, ma che evidentemente ha divorziato dalla madre delle due ragazze ed è andato a vivere in un altro stato con un'altra famiglia, e non ha visto praticamente crescere le figlie, e quindi ritorna per il funerale, giustamente, di una delle due gemelle, e praticamente annuncia ad Aisling che lei praticamente fra una settimana, da lì a una settimana dal funerale, sarebbe appunto partita con lui per andare appunto a casa appunto di Henry per frequentare l'ultimo anno di scuola lontano dalla madre. E già qui mi viene il nervoso, perché allora innanzitutto come cazzo ti permetti di venire lì, prendere una figlia di cui non ti sei mai fregato minimamente, di portarla via a casa tua, a casa di sconosciuti per giunta, in un momento in cui lei sta affrontando un lutto, poi
oltre a ciò la devi strappare da un ambiente comunque familiare, per quanto possa essere doloroso e difficile, comunque la lasci, cioè potevi lasciarla comunque lì, vaffanculo. Cioè questa donna, comunque la madre biologica di Ashlyn, ce l'ha un compagno, ce l'ha una persona che comunque potrebbe prendersi cura di lei, ma evidentemente questa donna ha scelto una testa di cazzo che non ha voglia di fregarsene minimamente di questa ragazzina e preferisce appunto che questa si levi dai coglioni, così. Ma il motivo lo scopriremo alla fine. Ed è un motivo dal... cioè, anche per quanto sia grave questo motivo, comunque è un motivo del cazzo che non... francamente non ho condiviso. Cioè, secondo me era una stronzata bella e buona. Comunque, andando alla veloce, succede che appunto Ashlyn, dopo una settimana da questo funerale, parte. Lascia quindi la casa materna piena di astio verso questa madre che non ha voluto appunto prendersi cura di lei. E arriva nel Wisconsin, mi pare. Sì, che è lo stesso stato in cui vive, tra l'altro, la cara Brittany C. Cherry, a cui va tutto il mio sostegno per i prossimi libri, che spero saranno migliori di questo. Comunque, arriva nel Wisconsin, ma succede già una cosa che a me mi ha particolarmente disturbato. E qui ci colleghiamo al primo... ci colleghiamo praticamente alla questione di cui vorrei parlare per questo romanzo, ossia... il target. Io non sono il target di questo libro, infatti questa scena, questa serie di scene, perché da qui in avanti sarà tutto così, praticamente tutto così, io le ho trovate disturbanti oltremodo. Ossia, Ashlyn e Daniel, nonostante non venga nominato, capisci esattamente che si tratta di lui, perché non potrebbe essere altrimenti, si incontrano su questo treno. E praticamente Ashlyn era partita, tra virgolette, cioè, letterariamente, no, comunque parlando di dal punto di vista letterario, era partito bene come personaggio, ossia che era una persona scontrosa, che viveva il suo lutto, cercava di comunque di viverlo nella maniera più normale possibile. Appena vede lui, praticamente sbrocca, cioè comincia proprio a essere super innamorata da subito. Tra l'altro, e qui ci ricolleghiamo alla questione del dizionario, di amare le parole, ricordiamoci che ama le parole questa ragazza, comincia a chiamarlo tipo ragazzuomo. Siccome lui ha 22 anni e lei 19, capite, no? Lei lo chiama ragazzuomo perché non sa se chiamarlo ragazzo o chiamarlo uomo. Quindi unisce queste due parole creando quest'ibrido che in italiano fa schifo, in inglese non me lo immagino. Ma questa è solo minuzia, questa è proprio la salsedine, proprio del mare di merda che è questo libro, secondo me. Perché appunto questi si innamorano praticamente già da subito, capito? Lei appena vede gli occhi di lui, insomma, si emoziona fortissimo, vede in lui una sorta di quasi di uomo salvatore, no? E il problema è proprio questo, che questi due non sono persone normali di cui possiamo effettivamente per cui possiamo effettivamente empatizzare. No, ci vengono presentati come dei casi umani, e come casi umani resteranno fino alla fine del libro, perché questi vivono semplicemente un disagio di cui vanno fieri alla fine, quasi. E non lo so, non ci sembra, cioè non mi sembra assolutamente plausibile che due persone del genere possano in qualche modo presentarci una storia d'amore che sia degna di essere vissuta, perché questi semplicemente sono delle persone che stanno cercando qualcuno con cui accompagnarsi per sopportare meglio, diciamo, la perdita rispettiva della sorella e della madre, e a seguito anche del padre di lui, perché era malato e quindi lui si ritrova orfano a 22 anni. Ma la merda non finisce qui, perché loro, capito, già parlano sul treno, comunque iniziano subito così a provarci l'uno con l'altra, e subito vediamo che capiamo subito dove andrà a parare questo libro, fin da subito, e non potrebbe essere altrimenti, perché questi romanzi comunque vengono scritti con uno scopo, e quello scopo non può essere tradito, non può essere minimamente messo in discussione, perché appunto priveresti le lettrici, nello specifico, perché dubito che qualche ragazzo possa empatizzare, ma perché siamo persone, purtroppo noi, che per quanto riguarda i libri siamo molto molto scarsi, noi uomini, sicuramente anche empatizzare ci riesce alle volte molto difficile. Comunque è difficile che i lettori tutti possano empatizzare con questi due, secondo me, poi
vedendo poi le recensioni di cui vi ho parlato prima, evidentemente il problema sono io e non il resto del mondo. Britney C. Cherry poi ci presenta tutta una situazione particolare, ossia, quando Ashlyn arriva a casa di Henry, in pratica conosciamo la famiglia, che è composta da appunto da Henry, che ha sposato questa donna che aveva già due figli. Questa donna si chiama Rebecca, che è una persona letteralmente tutta casa e chiesa. Il problema è che è troppo casa e troppo chiesa, ecco, mettiamola così. Infatti ci viene presentata subito come una bigotta pazza e basta, perché l'unica caratterizzazione che abbiamo di questa donna è quella. E alla fine del libro questa caratterizzazione diverrà praticamente molto, molto problematica, e nella maniera più sbagliata possibile. Poi gli altri due personaggi sono i figli di Rebecca, che sono Hayley, che è una ragazza che appunto nasconde il suo essersi avvicinata alla religione buddista alla madre ultracattolica, ed è sostanzialmente una cretina, perché non potrei trovare un altro aggettivo. Alla fine del libro per me lei rimane una cretina. E il fratello di Hayley, ossia Ryan, che è un ragazzo che sin da subito ci viene presentato come, cioè ci viene descritto come omosessuale, particolarmente famoso, popolare a scuola, e soprattutto popolare perché evidentemente si scopa un sacco di gente. Poi in realtà poi la sorella dirà che no, non è vero, non è proprio così, però il libro, diciamo, non si prende il tempo che si merita per non si prende il tempo di descriverci al meglio i personaggi, e infatti ci resta tutto un po' così, un po' la cazzo, un po' che non ci viene detto, e quindi non lo so. Resta difficile, insomma, capire cosa sono questi personaggi al di fuori degli stereotipi con cui ci vengono descritti. Ma tanto, queste cose che io vi ho descritto sono completamente inutili, perché l'unica cosa che di cui Britney si interessa e pretende che noi ci interessiamo, appunto, è la storia d'amore assolutamente blanda e meh di questi due idioti, ossia di Ashlyn e di Galileo, perché appunto c'è l'ostacolo insormontabile, no? Vabbè, non ci sarebbe anche il dettaglio delle lettere che ha lasciato Gabrielle alla sorella, ma sono dettagli completamente inutili secondo me, perché vorrebbero essere, diciamo, una sorta di fil rouge che in qualche modo unisce la rinascita di Ashlyn dal dolore che ha passato, insomma, con la morte della sorella, fino al raggiungimento dell'amore, insomma. Ma è un dettaglio di cui possiamo tranquillamente fregarcene e andare avanti. Comunque, l'unica cosa di cui Britney si interessa e pretende che noi ci interessiamo, appunto, è la storia d'amore di questi due idioti. Però c'è l'ostacolo insormontabile che noi dobbiamo empatizzare per forza, ma appena ci rendiamo conto di che è una stronzata, io non potevo fare altro che sbuffare ad ogni pagina. Io odio estremizzare i sentimenti che provo con le altre persone, però ad un certo punto arrivavo che mi mettevo a leggere la sera e non riuscivo a leggere più di un capitolo, perché io ogni tanto mi dovevo fermare, sbuffare, girarmi verso la mia ragazza, che in realtà stava leggendo cose molto più interessanti, molto più bello, stava guardando cose più divertenti, e cercare di razionalizzare ciò che stavo leggendo. Quindi le raccontavo i passaggi di questo libro, e lei però giustamente non poteva cogliere tutto lo schifo che poteva pervenire, ma ho cercato comunque di descriverle al meglio tutto ciò che ho letto, ma evidentemente lei non potrà capire tutto ciò che ho passato se non leggerà questo libro. So che non lo farà, perché è una persona particolarmente intelligente. Succede, che cosa succede? Galileo ha 22 anni, abbiamo detto, e a 22 anni in America si è già abbastanza adulti, perché si va al college, si va a vivere da soli, insomma ci si dà da fare, si fanno piccoli lavoretti, insomma a 22 anni si è effettivamente dei giovani uomini, non dei ragazzuomini, che è una parola del cavolo. Ma questo tizio, allora, da come ci viene descritto il libro, che poi secondo me
è descritto pure a cavolo, perché poi si contraddice da solo, ci sono dei refusi, e nonostante l'autrice ringrazi un botto di gente che l'ha aiutata a scrivere questo libro, però probabilmente è un botto di gente che le dava le pacche sulla testa e le diceva brava brava continua così, ma non aveva minimamente idea di cosa stava producendo, per il mio odio personale. Grande Britney. Comunque, l'ostacolo insormontabile è che questo tizio ha 22 anni, vive da solo con un suo amico con cui suona in una band a tema Shakespeare, guarda tu i casi della vita, cioè praticamente questi hanno fondato questo gruppo che fanno solo testi a tema shakespeariano, che per carità di Dio ci può anche stare, ma ci viene detto che Ashlyn ai concerti di questi due idioti e di non si sa chi altri, perché non ci vengono descritti altri personaggi che suonano in questa band, quindi presumiamo siano questi due, viene detto che Ashlyn ai concerti di questi due si mette a leggere. Cioè possiamo capire quanto sia interessante, quanto sia bella, quanto sia coinvolgente la musica di questi, se l'unica cosa che ti viene in mente da fare durante un concerto è metterti a leggere libri. Vabbè. Cioè, veramente ai limiti della musica da camera, cioè proprio, sai, no, la musichetta degli ascensori fanno questi. Vabbè. L'ostacolo insormontabile, dicevamo, non ci arriverò mai a dirvelo. Allora, lui ha 22 anni, suona in una band, gestisce praticamente la casa dei suoi genitori e riesce addirittura a pagarla. È una casa al lago, quindi neanche una di quelle case, sai, di merda, un appartamento schifoso. No, no, è una casa al lago, mentre lui abita da un'altra parte, perché ci viene detto che lui abita da un'altra parte. Quindi questo c'ha due case. Ok, da quanto ho capito io, questo qui c'ha due case. Ha 22 anni e di mestiere fa l'insegnante. Ora, solo io trovo sbagliato, diciamo, la costruzione di questo personaggio. Cioè, come cazzo fai a 22 anni ad esserti laureato, aver trovato lavoro in una scuola, riuscire a pagarti non solo, cioè, non solo la casa dei tuoi genitori, ma un'altra casa con cui abita con un altro idiota che non vi descrivo nemmeno, perché francamente, cioè, ha un background sto tizio tremendo, e nel frattempo suonare pure in una band nel weekend, così qui si riescono a beccare pure serate a cazzo di cane dappertutto. Io non lo so, cioè, o c'hai un culo della Madonna, fratello mio, o veramente hai ucciso i tuoi genitori e sei stato tu a ucciderli per avere l'eredità, di cui poi non sentiremo mai parlare, quindi probabilmente neanche questa spiegazione molto plausibile è accreditabile alla verità. Che succede? Niente, praticamente non succede niente in questo libro, perché l'unica cosa che ci viene detto è che questi due hanno il dramma di non poter stare insieme perché sono insegnante e studentessa, ma poi ci ricordiamo che hanno 3 anni di differenza e porca di una puttana, ma come si fa? Cioè, neanche la capacità, ho capito, di capire. Cioè, andiamo per gradi. Tu vuoi rappresentare il dramma del professore e dell'alunna che non possono stare insieme, perché è ovvio che non possono stare insieme. Un professore che si mette insieme ad un'alunna è visto molto male, per forza di cose, perché è ovvio, un professore non dovrebbe intrattenere relazioni con un'alunna, perché appunto è più grande e sembra appunto che sia uno che se ne approfitti, insomma. Cioè, non è proprio bello da sentire, ma il fatto che questo ci abbia 22 anni, non 32 o 42, un po' ti fa storcere il naso, perché in fondo, cioè, è comprensibile che uno di 22 anni voglia andare con una di 19, perché è una sua coetanea, cioè, voglio dire, si capiscono, cioè, appartengono alla stessa generazione, quindi è ovvio che ci sia più feeling, cioè, ma per forza di cose. Cioè, avrebbe fatto più scalpore se lui ne avesse avuti 32, 42, o comunque che avesse avuto un'età quantomeno giustificabile, quantomeno ci fosse stata una differenza di generazione. Questo che genera dramma, è questo che genera empatia nel mio caso, perché se io mi innamorassi di una che ha appunto 10 anni meno di me, due domande me le farei, perché appunto appartiene a una generazione diversa. Il fatto che io mi possa innamorare di una persona di una generazione diversa dalla mia è un fatto straordinario, è un fatto che appunto io vorrei conoscere meglio, cioè è un fatto che vorrei
esplorare, ma di sicuro non mi interessa la storia di due che hanno la stessa età e che si innamorano, e soprattutto in un contesto completamente irreale, perché lei è stata sostanzialmente cacciata di casa da una madre che è assolutamente incommentabile. Lui ha perso i genitori in una storia, tra l'altro, molto più interessante del libro, perché ci viene presentata una storia di spacciatori, di omicidi, di droga, di violenza e di problemi familiari, che sarebbe stato molto più interessante di questo libro. Tra l'altro, il finale di questo libro non chiude nessuna trama, non ci viene praticamente incontro in nessun modo, perché il rapporto, per esempio, del padre, che poi scopriamo, il padre di Ashlyn, essere il vicepreside di questa scuola, non il preside, ma il vicepreside di questa scuola, e quindi un problema di fondo c'è, effettivamente, perché il padre, alla fine, ve lo spoilero perché sono sicuro che non leggerete mai questo libro, alla fine il padre scopre che il professor Daniels, ossia Galileo Galilei, si bomba sua figlia. E giustamente gli si incazza e gli dà un pugno, perché vaffanculo, pezzo di merda. Perché anche se c'hai 22 anni e c'hai tutti gli ormoni a posto, vaffanculo, scusami, ma che cazzo ti viene in mente di fare, di bombarti mia figlia, soprattutto in un momento di lutto? Cioè, sei un approfittatore, sei un cazzo di caso umano, che si approfitta di un altro caso umano. E questo è il problema di questo libro, cioè, che va bene il target che non sono io, va bene che può piacere a una pletora di ragazzine che si immaginano che il biondone che stia in copertina sia effettivamente il biondone di cui Ashlyn si innamora, ok? Mi va bene tutto, ma non mi sta bene che mandi a puttane la logica per una storia che alla fine, cioè, ti lascia niente, perché poi anche i colpi di scena che accadono, ci sono due o tre momenti belli, devo ammetterlo, però cioè, questo libro non è completamente da buttare. Il problema è che i momenti belli, secondo me, non li ha scritti lei. Ho questo dubbio e purtroppo nessuno me lo farà mai togliere dalla testa. Secondo me questo libro non è stato scritto interamente da Brittany, perché effettivamente gli unici momenti belli sono, ad esempio, la morte di Riley. Lo dico, la morte di Riley è anche caruccia, effettivamente, non come ci si arriva alla morte di questo tizio, perché veramente non ha senso, perché poi si ricollega pure al fratello di Galileo, sia Jace, che poi si scopre in realtà non c'entrare assolutamente niente. Poi, cioè, scopriamo che sto Riley muore completamente a cazzo, come un idiota. Non vi sto neanche a spiegare tutti gli intrecci familiari, perché veramente è una cosa talmente becera, talmente fine a se stessa, che non ha senso di essere nemmeno esplorato, nemmeno di essere commentato. Cioè, è tutto colpa poi di questa madre bigotta, che ci viene scritta come un mostro. Tra l'altro, questa donna non paga neanche i suoi errori, non capisce neppure dove sbaglia, perché alla fine è lei che ha sbagliato. Poi, cioè, sto discorso potrebbe arrivare veramente a mandare a puttane tutto, però quello che volevo dirvi nello specifico è questo: che io non sono contro questo genere di letteratura, perché ha il suo senso. Un po' di tempo fa, io sono un follower di uno youtuber che si chiama Matteo Fumagalli, che è uno che, fra le altre cose che fa, lui di solito parla di letteratura, parla di cinema, insomma, è una persona che ha una cultura abbastanza alta, che quindi sa farti conoscere bene le cose che lo appassionano, tra cui i libri. E lui gestisce tutta una rubrica di libri, appunto, di scarso valore, che lui chiama libri trash, esattamente come questo. Però diciamo che lui fa anche molta autoironia, quindi non è che distrugge completamente questi libri da una sorta di piedistallo da cui non scenderà mai. Però cerca anche di capire perché queste cose vengano prodotte. E una volta, infatti, ha invitato una delle scrittrici che lui ha demolito più volte, distruggendo i suoi romanzi. Facendole una piccola intervista. Questa ragazza si chiama Cristina Chiperi, che è abbastanza accreditata fra le autrici young adult italiane, e ha cominciato a farle delle domande anche in base proprio al genere che lei tratta, ossia
quello degli young adult. E una domanda appunto spontanea che poteva venire a tutti noi è stata appunto: ma secondo te qual è l'utilità di questa tipologia di letteratura? E giustamente lei ha dato una risposta di buon senso, ossia che comunque essendo una letteratura più facile da digerire, più vicina magari a certi linguaggi che hanno i ragazzi, che esplorano forse un po' più da vicino quel mondo, non sempre benissimo per carità, perché ci sono delle cose allucinanti, comunque aiuta, diciamo, a far riscoprire un certo tipo di letteratura un po' più semplice, un po' fino a quando questi ragazzi, magari saturi di questa tipologia di letteratura, passeranno a qualcosa di più impegnato, di qualcosa di migliore, se vogliamo, in tutti gli aspetti. Ed è una risposta corretta, secondo me. È giusto che questi libri comunque vengano acquistati da chi possa apprezzarli al meglio. Io, per esempio, non sono tra quelli che potrebbe apprezzare al meglio questa storia, però c'è il rovescio della medaglia, ossia tra i tantissimi che ho visto recensire questo libro ci sono tantissimi youtuber che appunto leggono un botto di libri, oppure che sono diventate appunto famose su YouTube per essere appunto solite recensire libri. Quindi queste persone, leggendone tanti di libri e parlandone altrettanto, parlando di tantissimi di questi libri che leggono, diventano famosi e vengono contattati appunto dagli scrittori e dalle scrittrici per leggere i loro romanzi e parlarne. Il problema è che questi qui di solito ne parlano in maniera molto entusiasta. Prima di iniziare questa mia piccola visione, anch'io ho voluto, diciamo, informarmi quantomeno sul mondo dei recensori e vedere, insomma, che cosa ne pensava il popolo di questo romanzo. E mi sono accorto che sono tutti entusiasti di questo libro, ma io non capisco il perché. Cioè, o sono io che... Allora, c'è anche da dire che effettivamente io sono partito con l'idea che volevo essere deluso, quindi un po' forse me lo sono cercato, lo ammetto. Però davvero, chi ha letto questo libro mi deve veramente spiegare che cosa c'è di buono, perché anche le argomentazioni che tirano fuori sono tutte, diciamo, basate su semplici aggettivi, no? Questo libro è bellissimo, questo libro ti scalda il cuore, questo libro sa arrivarti alle corde dell'anima, cioè non ci sono vere motivazioni che mi spingono effettivamente a dire questo libro va letto, questo libro è consigliato, questo libro è me, però non è merda. Perché, cioè, se io devo empatizzare col ragazzetto gay che poi si suicida, se io devo empatizzare con la tizia che ha perso la sua gemella, e di cose ce ne sarebbero da dire, però viene tutto presentato a cazzo di cane, soprattutto perché tutto deve girare perfettamente per questa storia d'amore che è fasulla. Quindi questo libro non è né brutto né bello, è niente. Questo libro è niente, ti lascia niente, ti fa solo incazzare, perché ci sono solo parti che non hanno senso di esistere. Veramente, io volevo dire più cose nello specifico, ma mi sono fermato solo al commento che potevo farne. Ho fatto qualche spoiler, ma decisamente non ho voglia neanche di parlarne più, perché sono più di 43 minuti che ne sto parlando e basta, assolutamente basta. Quindi direi di chiuderla qui, non faccio neanche tagli, vaffanculo, la tiro là questa recensione. Poi se non la volete ascoltare, chi se ne frega, neanche io mi ascolterò probabilmente. Bene, dopo avervi distrutto l'anima parlando male di questo libro, vi do l'appuntamento al prossimo episodio di Oro e anche al prossimo episodio di Zapping, in cui parleremo di qualcosa di bello. E basta. Però sono contento di aver provato questa impostazione più casalinga davanti al microfono buono, quindi non dovendomi preoccupare troppo del traffico, dei rumori di sottofondo. E niente, adesso riascolterò poco, diciamo, per vedere la qualità audio, ma sono sicuro che andrà bene così. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima.